Nuovo capitolo per i tutorial. Oggi con Michele, giocatore professionista, impariamo come difendere uno contro uno. Siamo tornati al campo per un nuovo episodio dei tutorial. Siamo con Michele, giocatore professionista. L'abbiamo conosciuto l'anno scorso in una sfida in cui mi ha umiliato, però era colpa del vento. Michele, questa stagione è stato eletto tra gli 11 ideali della seconda B, quindi sarebbe la nostra Serie C, insomma. E oggi cosa ci insegni? Ciao Marco, oggi ti darò qualche consiglio su come difendere l'uno contro uno. Devo difendere contro di te? Sì. Troppo facile. Secondo me una cosa molto importante è far capire un poco chi comanda, cioè tenere sempre d'occhio l'attaccante, dove è posizionato, per potergli stare vicino e pressionarlo, e quando possibile cercare l'anticipo, anche perché un difensore, secondo me, una parte fondamentale di un difensore è anche l'anticipo. Quindi è già fondamentale, prima che il tuo avversario tocchi la palla, già fargli capire. Sì. Fargli capire un poco chi c'è in questa zona e fargli capire il contatto, già che deve stare attento. Ok, però poi l'avversario prende palla e lì si gira e ti affronta. Lì come affrontiamo il nostro avversario? Lì dipende dalla zona del campo, però bisogna temporeggiare, togliere la profondità, arrivare più o meno fuori limite dell'area e soprattutto molto importante non correre con i piedi piatti, ma mettere un piede davanti e uno dietro per avere più slancio e corsa, e già per dare la mezza girata del corpo, diciamo. Specialmente contro gli avversari veloci che magari si allungano la palla e devi continuare a correre. Poi l'avversario può anche allungarsi la palla e continuare la corsa, però lì come lo affrontiamo? Nel senso, quando dobbiamo dare un lato, no? Lì cosa... Principalmente bisognerebbe portarlo sul lato debole. Per esempio, se il tuo avversario è mancino, cercarlo di portare sul lato destro, dove il suo piede è più debole. Sempre cercarlo di portare verso l'esterno e accompagnarlo fino a quando il pallone si stacca più del dovuto dal piede. Lì puoi cercare, diciamo, di entrare sul pallone senza commettere fallo o che lui con un dribbling ti possa superare. Poi però quando ti trovi l'attaccante, quello giochettone che vuole umiliarti, lì come lo affronti? Anche mentalmente, se vogliamo. Lì principalmente devi osservare il pallone, perché comunque la palla è importante, devi tenere bene d'occhio la palla. Poi qualche legnata pure è importante per fargli capire che deve smettere di fare queste cose, questo sì, molto importante. Look at Randy Orton slithering. Oh, watch out, watch out, watch out! Oh my God! RKO! RKO out of nowhere! RKO out of nowhere! Orton's got the cover! Questi sono quindi i passi fondamentali per difendere uno contro uno. Poi ovviamente la teoria è questa, poi in partita si sa che... Ogni situazione è un mondo a parte in partita. Questo è uno dei passi base, poi dopo ogni partita è differente. E poi ci sono anche le qualità individuali. Molto poi importante. Difendere contro di me è anche facile. Però ok, questi sono i passi fondamentali per difendere uno contro uno. Grazie a Michele, non posso farti gli auguri per questa stagione perché ormai è finita, però buone vacanze e buon rientro al calcio. Grazie a luglio. Grazie. Vi lascio il suo nome di Instagram se volete iniziare a seguirlo, perché no, vi lascio il nome qua in sovraimpressione. Come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un like al video che non fa mai male e noi ci vediamo alla prossima.